Adriano Zanzi, sono passati i corridori, la fuga, il gruppetto, mancano 5 giri all'arrivo. Facciamo un primo bilancio, seppur parziale, della manifestazione. Ma io sono contento perché 177 partenti oggi, con qualche campionato regionale che ci ha dato un po' fastidio per qualche formazione, però poi il parterre di corridori è eccezionale, quindi verrà fuori ancora, la corsa è a metà, non è ancora, per me non è ancora definita, di sicuro il gruppo recupererà e ci sarà un arrivo molto frazionato. Il caldo si fa sentire e il percorso è impegnativo. Ma il caldo oggi è micidiale, io non mi ricordo Solbiateale è sempre stata, diciamo, una giornata con caldo, una volta solo c'è stato un po' d'acqua temporale, ma un caldo come oggi francamente non me lo ricordo, è un caldo eccezionale, i ragazzi lo soffrono e penso che i migliori poi alla fine salteranno fuori. Con un tempo come oggi qua, con questo caldo, si poteva fare questi tentativi perché il gruppo si addormenta un po' e ti lascia andare un po', poi con il passo che ho io riesco ad aumentare, allora così arrivo da solo e è sempre più bello arrivare così da solo. Hai il passo da cronoman perché hai fatto ottime prestazioni anche in questa specialità, vero? Sì, ho vinto il campionato regionale quest'anno, anche l'anno scorso, sì. Ho fatto delle belle crono, un bel passo, speriamo in bene anche per adesso qui con le prossime crono, impegni, e allora speriamo in bene, dai. Naturalmente il campionato italiano. Eh beh, ovvio, c'è il campionato italiano sia su crono che su strada, che lo organizza proprio la nostra squadra, Work Service. Speriamo in bene perché anche il nostro, cioè, un percorso ha dato anche un po' a me, speriamo che di fare un tentativo come oggi e stare bene come oggi e avere la giornata giusta proprio. Stefano Oldani, terzo classificato. Stefano, non c'è stato nulla da fare con Bevilacqua? Sì, diciamo che lui si è avvantaggiato prima che noi riuscissimo a concludere la volata, è stato bravo, nulla da dire, complimenti a lui. Poi vabbè, un po' di amarezza perché comunque potevamo muoverci un po' prima e riuscire forse a chiudere, e poi sull'ultimo tratto mi è venuto addosso un atleta, mi ha sganciato il piede, ho dovuto riattaccare il più in fretta possibile e cercare di dare il meglio in volata. È stata una giornata intensa, il caldo era veramente micidiale, però abbiamo cercato di gestirci il meglio possibile, infatti con vari modi tipo ghiaccio, acqua, così siamo riusciti comunque a mantenere la temperatura corporea buona e a tenere una buona condizione fisica sul finale. Vediamo che hai il polso fasciato, la mano fasciata. Sì, due domeniche fa sono caduto in discesa alla gara del Brinzio di Varese, appunto mi sono rialzato non sapendo che il dito era rotto, il pollice, il primo metacarpo. Mi sono rialzato e sono riuscito a coronare un quinto posto e adesso sto cercando di continuare senza farmi ostacolare da questo brutto imprevisto.